La strage di Piazza Fontana è il caso politico-giudiziario più intricato della storia d'Italia. 11 giudizi nelle aule dei tribunali della Repubblica, 14 imputati, centinaia di migliaia di documenti. Eppure c'è un'ampia zona grigia che riguarda il cuore stesso della vicenda. Chi ha messo la bomba? Con quali modalità? Con quali obiettivi? Di questa storia restano i pezzi squadernati sul tavolo di diverse istruttorie e processi, in centinaia di libri, in tante pagine che recano il sigillo del Parlamento. Sappiamo moltissimo, quasi tutto. Manca solo la verità. Il 12 dicembre 1969, in Piazza Fontana a Milano, scoppia una bomba presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, provocando 17 vittime, 14 delle quali morte sul colpo, e più di 80 feriti. Il fatto sconvolge l'Italia intera, già affaticata da un periodo difficile, e dà inizio ad anni molto duri, segnati da diversi attentati di matrice terroristica. Per parlare di questa drammatica pagina della storia, che viene spesso indicata come spartiacque delle vicende della nostra penisola, è necessario analizzare il periodo in cui è avvenuta. Alla fine degli anni 60 in Italia si assiste ad una radicalizzazione dello scontro sociale che vede protagonisti prima gli studenti e poi la classe operaia. La contestazione giovanile presenta temi comuni con gli altri movimenti studenteschi dell'Occidente, come il rifiuto della guerra in Vietnam, della standardizzazione consumistica e dell'autoritarismo accademico. Nel caso particolare italiano, si assiste ad una forte ideologizzazione in senso marxista e rivoluzionario. Vengono contestate duramente sia la cultura borghese, sia le consuetudini politiche dei partiti, anche di sinistra, considerati incapaci di rispondere alle nuove richieste di cambiamento. Già nel 1967 si assiste a mobilitazioni studentesche e all'occupazione di molte università. Non è raro che a questi eventi seguano scontri con le forze dell'ordine, anche violenti. La contestazione si espande ad alti strati sociali, arrivando agli operai. Nascono gruppi politici extraparlamentari, così definiti perché lontani dalla politica tradizionale, come Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia. Punto in comune è l'operaismo, ossia l'idea che la classe operaia abbia un ruolo fondamentale nel processo rivoluzionario. Questa centralità del proletariato porta ad un intenso periodo di lotte dei lavoratori, che culmina nel cosiddetto autunno caldo del 1969. Il triangolo industriale Torino-Milano-Genova subisce pesanti perdite a seguito degli scioperi che gli operai portano avanti. Scioperi e proteste continueranno cospicuamente fino al 1975, influendo molto sugli equilibri politici e sociali, anche perché si arriverà spesso ad un altro livello di conflittualità. A livello mondiale, la situazione è estremamente delicata. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, si assiste ad un nuovo scontro, che non arriva mai ad essere aperto e frontale, anche se le occasioni di alta tensione sono svariate. Si tratta della Guerra Fredda, che avviene tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, portata avanti decenni attraverso difficili rapporti diplomatici, dimostrazioni delle rispettive potenze militari e ricerca di zone di influenza al di fuori dei propri confini. Il Mediterraneo è ovviamente un obiettivo geopolitico molto importante. L'Italia fa sì parte della NATO, ma il secondo partito politico più votato è il PC, che non ha ancora tagliato i legami con l'Unione Sovietica, pur con dubbi sempre più evidenti, come ad esempio quelli nati dopo l'occupazione russa della Cecoslovacchia. Già in precedenza gli Stati Uniti erano intervenuti per impedire una possibile influenza sovietica nel Mediterraneo. Ad esempio, un coinvolgimento avvenne di certo nel colpo di Stato dei colonnelli in Grecia nel 1967, che portò all'affermarsi di governi militari in chiave anticomunista. È più che probabile che una svolta del genere sia auspicata anche in Italia, segnata, appunto, dalla radicalizzazione dei conflitti sociali, dall'operaismo e dal PC, che potrebbe conquistare sempre più voti. Del resto,
Già prima che la Seconda Guerra Mondiale finisse, c'erano strutture clandestine con funzioni anticomuniste, ignote alla maggior parte dei vertici istituzionali, in collaborazione con i servizi di sicurezza americani. È tuttora difficile capire con chiarezza, ma sembra che alcuni elementi delle forze armate, dei servizi segreti e di altri organismi dello Stato siano stati in collegamento con la CIA e i servizi segreti della NATO, anche dopo la fine del conflitto. Oltre a ciò, diventano sempre più forti gruppi di ispirazione neofascista, che si preparano, anche militarmente, ad un colpo di Stato. Si parla di strategia della tensione, messa in atto tramite terrorismo neofascista, unita, riprendendo le parole dello storico Di Michele, ad un doppio Stato invisibile, una faccia nascosta delle istituzioni. L'obiettivo è minare, anche in senso letterale, le basi dello Stato democratico, seminare il panico, determinare un duro riflesso d'ordine e cercare di modificare il quadro politico in senso autoritario e reazionario. Per parlare dei fatti di Piazza Fontana, occorre nominare Ordine Nuovo, gruppo politico extraparlamentare di estrema destra, fondato da Clemente Graziani nel 1969 e sciolto nel 1973, dopo l'accusa di ricostruzione del Partito Nazionale Fascista. Per gli inquirenti, tra le figure chiave di Ordine Nuovo emergono due nomi, Giovanni Ventura e Franco Freda, entrambi usciti dall'MSI. Freda è anche autore del manifesto programmatico del gruppo di AR, da cui consegue l'omonima casa editrice, di ispirazione neofascista e neonazista. Noi siamo contro i partiti politici. Dagli attuali partiti politici emergono solo posizioni politiche al crepuscolo, che possono costituire il supporto per il successo dei gruppi oligarchici. Noi siamo antidemocratici. Sui feticci delle democrazie capitalistiche bolscevichiche ricade la responsabilità del crollo dei valori politici e del trauma morale che ha disintegrato degli individui alienandoli dalla vita organica dello Stato. Noi siamo per uno stile di vita che nessun partito politico può darci, ma solo un ordine di idee, un'unità differenziata di stanze, il cameratismo nella lotta contro un sistema sfaldato. Noi siamo per un'aristocrazia che è radicale rifiuto del modello egualitario. Noi assumiamo una prospettiva gerarchica e organica, l'unica valida a consentire l'integrazione delle singolarità individuali nel sistema della vita sociale. Noi siamo per una concezione tradizionale dell'esistenza, in cui le suggestioni esasperate e anormali della società e dell'economia cedono il posto ai valori eroici dello spirito, intesi come onore, gerarchia, fedeltà. Già il 25 aprile 1969, anniversario della liberazione, due bombe esplodono alla Fiera Campionaria e alla stazione di Milano. Quell'estate avvengono altre 8 esplosioni su diversi treni. La bomba di Piazza Fontana scoppia il 12 dicembre alle 16:37. Altre bombe esplodono a Roma e a Milano, senza però provocare morti. Subito i colpevoli vengono ricercati tra anarchici, già sospettati per gli attentati del 25 aprile, o comunque nell'estrema sinistra. Due sono i nomi che vengono maggiormente ricordati. Il primo è quello dell'anarchico Giuseppe Pinelli, che, dopo essere stato arrestato, muore precipitando dalla finestra dell'ufficio del commissario Luigi Calabresi, la notte tra il 15 e il 16 dicembre, in circostanze poco chiare. Nel 1972, Calabresi viene ucciso a Milano con due colpi di pistola. Molti anni dopo, verranno condannati per il delitto 3 esponenti di Lotta Continua. Il secondo è quello di Pietro Valpreda, altro anarchico, che passa 3 anni in carcere prima del processo. La sua assoluzione verrà confermata nel 1987. Presto però le indagini si spostano su una nuova pista. I colpevoli potrebbero essere individuati all'interno di una cellula padovana che orbita intorno all'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, capitanata dai citati Freda e Ventura, che vengono quindi arrestati. Il processo,
iniziato nel 1972 e spostato a Catanzaro per motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto, si rivela molto complicato. Nel frattempo, avvengono altre stragi nere, come quella della Loggia a Brescia nel 1974. Sono moltissimi i nomi delle persone che compaiono in tribunale. Le testimonianze e i vari passaggi giuridici richiederebbero ore. Vengono interrogati politici e le accuse reciproche di aver bloccato le indagini non mancano. All'appello ci sono anche alti funzionari del SID, l'allora Servizio Segreto Italiano, che spesso dicono di aver agito in determinate maniere per rispettare il segreto di Stato. Nel 1987 la Corte di Cassazione assolve Freda e Ventura per insufficienza di prove, confermando la loro condanna per gli altri attentati commessi tra la primavera e l'estate del 1969. Tra gli interrogati, alcuni vengono condannati per aver depistato le indagini. Negli anni 90, grazie anche alla fine della Guerra Fredda, compaiono nuove informazioni. Carlo Di Giglio, pentito di Ordine Nuovo, fa tre nomi per la strage di Piazza Fontana. Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, appartenente ad una cellula veneta di Ordine Nuovo, e Giancarlo Rognoni, uno dei leader del gruppo di estrema destra La Fenice. Nel 2000 ha inizio il processo di Milano, che si conclude nel 2005. La Cassazione assolve tre imputati, affermando che la strage fu realizzata dalla cellula eversiva capitanata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non più processabili in quanto assolti con sentenza definitiva nel 1987. I due sono tuttavia individuati come ideatore, mentre l'esecutore materiale non è mai stato trovato. Queste eterne vicissitudini giudiziarie destano, ancora oggi, molti dubbi sulle questioni mai risolte, sulle probabili connessioni tra estremismo di destra e servizi segreti, così come sui foschi interventi all'interno della magistratura per impedire accertamenti.